Usi spesso Excel ma non sai ancora come andare a capo? Non preoccuparti, ti aiuto io. Qui ti farò vedere come andare a capo su Excel. Come esempio ti faccio vedere una pseudo frase che sfocia nella cella accanto. Per far sì che il testo vada a capo una volta raggiunto il limite della cella, clicco sulla cella stessa, poi su Home ed infine su Testo a capo. Come vedi, il testo è andato automaticamente a capo una volta raggiunto il limite della cella. Se invece voglio andare a capo quando lo decido io, una volta scritto il mio testo, clicco due volte con il tasto sinistro del mouse nel punto dove voglio andare a capo. Posso anche spostarmi con le frecce sulla tastiera. Una volta individuato il punto, premo sulla tastiera i tasti Alt più Invio ed il testo andrà a capo. Scrivo anche nella casella sottostante per farvi vedere un altro esempio. Quindi clicco due volte con il tasto sinistro del mouse sul punto desiderato e poi premo i tasti Alt più Invio. Se invece voglio impostare l'accapo automatico in un determinato spazio, clicco sulla colonna e poi sopra su Testo a capo. Per una riga clicco invece sulla riga e poi sempre su testo e a capo. E invece per tutto il foglio clicco in alto sulla freccia verde tra gli angoli A e 1 e poi sopra su testo a capo. Come vedete, in qualsiasi cella scriverò, il testo andrà a capo automaticamente una volta raggiunto il limite della cella. Bene, ti ho fatto vedere come andare a capo su Excel. Spero che il video ti sia piaciuto, se sì iscriviti e noi ci sentiamo alla prossima. Un saluto da Simone. Ok, let's go.